Ciao ragazzi e ragazze, io so cosa dirà il nostro allenatore in conferenza stampa, e dirà sicuramente che il pareggio è ottimo, il pareggio è stato ottimo, abbiamo giocato una buona partita, bisogna fare i complimenti ai ragazzi, non era per niente semplice, siamo stati poco lucidi sul gol loro. E al ritorno, partita aperta, sarà 50-50. Questo dirà, ragazzi. Nulla di più, nulla di meno. Nulla di meno. Avete presente, per chi non ha visto la partita, lo stesso schifo che abbiamo visto col Torino? Questa, ragazzi, non è né di più né di meno. Né di meno. Perché a me la cazzo di campanella la devo cambiare. Del pareggio non me ne fotte una minchia. Non me ne fotte una minchia perché il gol in trasferta non vale più. Vince! Passa il turno! Chi segna un gol in più dell'avversario col nuovo regolamento. Perché ci siamo rotti. Ci siamo rotti, ci siamo rotti e strarotti il cazzo, perché tu non puoi segnare dopo 30 secondi un gol bellissimo, meraviglioso di Vlahovic e poi abbassare ogni volta sto cazzo di baricentro, ma ancora il primo tempo è stato discreto, gente. Ma nel secondo tempo lo stesso schifo visto contro il Torino. E via Real, ragazzi, non vale un cazzo. Un cazzo. È una squadra normalissima. Non raccontiamo la favola del Via Real che è un'ottima squadra. È una squadra normalissima. E che noi viviamo solamente sui singoli, perché il gol di Vlahovic, meraviglioso, stupendo, ma è una giocata che si è inventato lui, dal nulla ragazzi, dal nulla. Poi per il resto non si è visto nulla, come al solito, un paio di tiri sbilenchi nel secondo tempo e poi basta, basta. Basta! Non si vede mai una verticalizzazione, non si vede mai un lancio, niente! Sempre su sti cazzo di singoli! Porca puttana maledetta, maledetta e maledetti! Quando avete ripreso sto cazzo di allenatore! L'anticalcio per eccellenza, gente! L'anticalcio per eccellenza! Voi siete convinti che passiamo il turno al ritorno? Staremo a vedere, ragazzi. Staremo a vedere, staremo. Ma non me ne frega niente. Perché non si può giocare ogni cazzo di partita in questa maniera. Non giocare, perché questo non è calcio. Questo non è calcio. Sembrava una partita di golf, sembrava. Una partita di golf, sembrava. Tra l'altro partita bruttissima. Piena di falli e con pochissima azione, veramente una partita orribile. Anche Villarreal non è che abbia fatto chissà che. È andata anche bene, che forse Rabiot meritava anche l'espulsione, bisogna essere onesti. E forse sarebbe stato un bene. Che poi veramente è clamoroso il buco, colpa anche di Rabiot, ma non solo sua, non solo sua, sul gol. De Villarreal, veramente un errore veramente da eccellenza, ragazzi. Lasciare un uomo libero così in aria, da eccellenza. Non c'è niente da fare, gente. Ripetiamo, mi sono rotto le palle. Ripetiamo sempre le solite cose. Sempre le solite cose. Io veramente non ho parole. Non ho più parole, non so più che cazzo dire ogni volta. Devo inventarmi i video. Dobbiamo inventarceli.
Giuro che è meglio, ragazzi, perché non è serata, sono incazzato. Non me ne frega un cazzo. Può anche essere buono il pareggio in trasferta, non lo metto in dubbio. Ma non si può giocare ogni volta così. Solito schifo. Visto e rivisto. Visto e rivisto. Like al video. Chiudo perché sono incazzato. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche su tutte e fino all'iscrizione sempre Forza Juve. Vattene maledetto, vattene.